Siamo con lo chef del ristorante Le Terrazze dell'Incanto, Emilio Desiderio, che questa sera ha proposto il meglio della cucina di Positano, richiamando quelli che sono i sapori di Positano, della costiera amalfitana, di questa terra stupenda. Cosa hai proposto esattamente? Abbiamo iniziato con un trittico misto di mare. Abbiamo fatto un calamaro ripieno di verdure su un gelé di anguria, abbiamo fatto un merluzzo gratinato su una purea di scorza nera, abbiamo fatto un gambero in catarifi ripieno di basilico. Poi siamo passati direttamente al primo, che come prima portata c'è stato un cannellone ripieno di melanzane e gamberi su una concassia di pomodoro. Poi siamo passati a un piatto storico nostro, che sarebbe uno spaghetto alla positanese, che è composto da scongigli, lupini, pomodori secchi, origano e peperoncino. Poi siamo passati ancora a una linguina con peperoncini di fiume, calamarelle e spillo. E per finire un mezzo pacchero alla genovese rivisitata, una genovese un pochettino alleggerita. Quindi le saltazioni, poi ci sono i dolci naturalmente. E poi ci sono ancora i dolci che faremo, c'è un Sex on the Beach, c'è un tiramisù rivisitato. Il Sex on the Beach sono gli stessi ingredienti del cocktail, visto che ci troviamo anche in una discoteca, e trasformati in pasticceria. E il tiramisù rivisitato è un macarone di vino di mascarpone con un gelato al caffè e una salsa al Baileys. Il piatto in cui ti riconosci, che ti caratterizza, qual è? Diciamo che mi caratterizza un pochettino in tutti, perché faccio questo lavoro con molto amore e passione. Da quanti anni sei qui a questo? A Positano sto qui in questo locale da 10 anni, è il 10° anno quest'anno, faccio questo lavoro da 20 anni. E quindi tanti sono i personaggi famosi e importanti dello spettacolo internazionale che sono venuti qui, hanno gustato le tue prelibatezze. Quale personaggio ricordi che ti ha chiesto qualche piatto particolare? Vabbè, c'è Denzel Washington, Lenny Kravitz, c'è Gianfranco, il fratello di Peppe, comunque stanno nel mondo dello spettacolo, ne vengono diversi. Cosa apprezzano di più della tua cucina? Un pochettino tutto, dagli antipasti ai dolci. E Denzel Washington cosa preferisci? Denzel Washington preferisce gli antipasti in particolare. Perfetto, quindi questa sera hai accontentato anche il gusto di Robby Aniceto, che sta avendo grosse difficoltà a scegliere il piatto stupefacente. Robby, veramente eccezionale quello che hai mangiato fino ad ora. Sì, sono rimasto veramente estasiato, io sono poi un amante, visto anche la mia pancia, del buon mangiare, del buon cibo. Abbiamo inventato questa manifestazione appunto per avvicinare i giovani al mangiare e non alla droga, e quindi sono stato molto contento di aver partecipato a questa grande cena del caro Emilio. Grazie. Qui al Music on the Rocks, al ristorante del Music on the Rocks qui a Positano, per lanciare un messaggio che abbiamo anche visto prima in fotografia, che sarebbe questo. Ragazzi, non vi fate di droga, fatevi di pasta. Maccheroni, maccheroni, maccheroni.